Buongiorno, anche se oramai sono le 12:05, ho appena finito di editare il video di ieri e oggi è giornata molto... A parte bellissima giornata con il sole. Cioè, ragazzi, ci sono tipo 7-8 mosche che mi ronzano, non si sentono neanche. Adesso le ammazzo una per una, così imparano. Allora, ragazze, vi stanno? Cioè, è inutile che tornate qua dentro. Andate via? Le attività casalinghe non finiscono qua perché ho appena fatto la lavatrice, quindi tra un po' devo stendere, stirare e cosare. Qua devo sistemare un due. A pranzo mi faccio finalmente, ma mi stai seguendo? A pranzo mi voglio mangiare un bel piatto di pasta, però stavolta... Cioè, non è che dovete migrare qua. Ah, che vi vedo! Madonna signore, un bel piatto di pasta con il ragù che ho fatto la settimana scorsa che devo ancora assaggiare, cioè rendiamoci conto. L'ho scongelato, almeno ho scongelato un vasetto, che sono due porzioni abbondanti, due porzioni dai, diciamo, l'abbondanza relativa. Ok, ma... capito io. Me devo trattare. Piatto di pasta. Il problema è che ho ancora mangiato un piatto di pasta da ieri. Hai mangiato tutti i giorni pasta? A parte mangiare tutti i giorni pasta non è buono. Però il ragù l'ho scongelato ieri perché pensavo di mangiarlo a cena. Solo che alla fine mi sono mangiato la pizza, quindi niente. E quindi ci tocca fare quello. Oggi, inoltre, oltre a fare la casalinga, sì, io mi sono rotto perché qua sono. Cioè, mi trattano come fosse una principessa Disney, cioè che invoco le creature. Appena apro la porta o la finestra, boom, lo sciame dentro. Adesso vado a cercare finalmente zanzariere. E così finisce la pacchia per queste bestie. Basta. Ragazzi, comunque io oggi a pranzo mi metto a fare gli gnocchi. Perché visto che ho scongelato il ragù e non voglio mangiarmi la pasta, poi, cioè, nel senso, se faccio il ragù fatto in casa, devo per forza farmi anche gli gnocchi fatti in casa, le tagliatelle, cioè qualcosa di buono. Comunque, senza che diventi un canale di cucina, prendiamo per due persone molto abbondanti mezzo chilo di patate, quindi insomma così un piattino. Mettiamo in una pentola con acqua e adesso riempiamo fino all'orlo. Boh, adesso accendiamo l'acqua e lasciamo qua andare. Quando inizierà a bollire, dobbiamo far bollire per mezz'ora abbondante. Quindi ora coperchietto e lasciamo andare. Boh, iniziamo a stendere i vestiti. E ora devo fare le patate. Quindi voi prendete la farina per mezzo chilo di patate, circa 2 etti di farina. E all'incirca, magari ora aspetta che sposto qua le cose, creiamoci un po' di spazio. Prendete il vostro schiacciapatate, già ancora con la buccia, tanto la buccia si toglie quando non vedete niente, quando pressate, zà, colpo secco, e ve la tenete lì sul lato. Ovviamente è domenica e di domenica bisogna fare le signore. Bisogna fare queste attività, pulire, sistemare, lavatrici, lavastoviglie, tagliare il prato, insomma un po' di tutto. Ah, signore. Bene. Occhio che le patate sono abbastanza calde. Quindi occhio a non bruciarvi, ecco, vabbè, prendete le vostre precauzioni del caso, non sono vostra madre.
E adesso fate una pallina, sistemate, mescolate per bene, come quando fate la pasta per il pane, per la pizza, per la pasta, cioè. Bene, una volta fatto questo, fate le striscioline, tagliate col coltello e fate insomma i gnocchetti e via. Questo è per adesso il risultato, ricordate di mettere e di usare la forchetta per zazzazza, insomma, avete capito? Così dopo il sugo si attacca. Dopo aver cotto un pochino gli gnocchi e ci mettete anche il ragù che avete fatto la volta precedente. Ci ho messo un pochino di acqua di cottura in modo che si prenda tutto il gusto. Adesso aspettiamo un minutino e poi ci siamo. Però guardate, guardate che roba. Oggi mi sono impegnato perché, cioè, questo è il risultato. Non so se. Santo cielo. Ok. Questo è il risultato. Ditemi se non viene voglia anche a voi di mangiarlo. A me sì, e ora vado. Bene ragazzi, intanto ho deciso che mi faccio una passeggiata. Mi sono portato lo zaino con le robe della palestra nel caso decidessi di andarci. Però insomma ora si esce un pochino all'aria aperta. Oggi ho prevalentemente cazzeggiato. A me pare normalissimo che quando decido di uscire di casa ovviamente vengono giù le nuvole. Cioè, è scontato, no? Alla fine sono andato a salutare la mia amica e ora vado a ramen con un paio di amici a mangiare. Sempre passeggiatina, però bisogna. E quindi penso che tra una roba e l'altra non riuscirò a fare la palestra, purtroppo. E purtroppo ho dimenticato le cuffiette a casa di una mia amica, quindi mi tocca essere senza nulla. Tra l'altro, l'altro giorno è arrivato il Papa in città, no? E faceva straridere perché tu ti immagini con il blindato, no? Con la macchina blindata e tutto, no? Era su una 500L bianca col finestrino abbassato, la Papa mobile d'eccellenza, oserei dire. E niente, passava nelle vie, sembrava. Avete presente quando vai a vedere a rally, no? Che sono tutti appostati sulle curve, sui marciapiedi? Ecco, stessa cosa, però con i vecchietti, le signore anziane, aspettando il Papa. Bellissimo. Buttati per il rame, ragazzi, come vi dicevo. Molto, molto juicy. È piccante? No, per niente. Vabbè, peccato. È vero, anche a me Magari dispiace un ci po'. sarebbe un po' stato. Vabbè, allora buon appetito. È più forte di me, visto che ero qua vicino, vado in palestra direttamente. Così non mi sento in colpa, visto che domani, lunedì, sapete già che succede lunedì. La buona volontà a volte non è tutto, la palestra è chiusa e quindi mi tocca semplicemente tornare a casa. Che palle, cioè chiudeva alle 9, sono le 8:40, quindi che faccio? Castel San Pietro di fronte a noi. Vi do un po' di cultura generale ogni tanto quando passiamo nei posticini insomma famosi. Niente, ora si fa questo pezzettino a ritroso che è nel bosco, nel boschetto. E in tutto questo mi sono volati sopra la testa 3-4 pipistrelli. Beh, insomma, vediamo se adesso ne vediamo qualcun altro. E insomma, questa è la view. Adesso saliamo qua sopra e ve la faccio vedere un pochino meglio. Io lo trovo molto bello venire qua quando non c'è nessuno, in questo posto magico. Comunque ora sono completamente sudato perché mi sono fatto una bella passeggiata per venire su. Quindi mi faccio un pochino, mi metto un pochino tranquillo e sto un pochino qua tranquillo, mi ascolto un po' di musica e vediamo com'è. E niente. Mi metto qua, ascolto un po' di musica, mi guardo il panorama di domenica sera, finché non piove, anche perché guardate là, cioè lì di solito vengono da là nei lumi, no? Ed è abbastanza vuoto, di là, però lì, oddio, non ho visto il mostro là dietro. Vabbè, ci godiamo il momento, dai, ci si gode il momento. Si sta molto bene, ragazzi. Anche se mi prendi, ci mettiamo a fuoco? Ah, no, va, vabbè.
Allora, io ho di fronte a me la torcia, non vedo assolutamente niente di dove... No, aspetta, fammi vedere. Ecco, manco male, se no qua mi ammazzavo. Allora, io non vedo assolutamente niente di dove io stia andando. Facciamo così, dai. Però ho deciso di tornare a casa. Sono quasi le 10, devo farmi la doccia, sistemarmi un 2. E ci tenevo comunque a ricordarvi, ragazzi, di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, mettete cioè, insomma, fatemi sapere. Mettete un mi piace, commentate perché non vi è piaciuto. E noi ci vediamo. Tocca continuare ad accendere, sta fermo qua. E noi ci vediamo domani alle 11. Mi raccomando, seguite la routine, dai, che si spacca. Ciao, fate i bravi, fate i buoni.